Monica Popova. Corsie centrali numero 5 per Federica Pellegrini nella sua gara a caccia del quinto titolo europeo del 200 in vasca corta. Saluta il pubblico, lei che è conosciuta in ogni parte del globo. E poi l'avversaria più pericolosa, perlomeno a Shanghai nel 2011, dimostrò questo fino agli ultimi 25 metri, salvo poi esplodere. Femke Heemskerk, corsia 4, miglior crono di ingresso, 1.53.49. Ha provato una prestazione già di buon livello da Heemskerk al mattino, ma è la classica situazione in cui vai a testarti perché non sei sicuro di te. Cambio di allenatore per lei, l'ennesimo negli ultimi anni. Bizzarro che abbia scelto quel Philippe Lucas che ha accompagnato anche Federica Pellegrini nel biennio 2011-2012. Federica Pellegrini oggi allenata da Matteo Giunta. Federica Pellegrini che mima la nuotata sul piano vasca come nelle occasioni che contano, e questa, seppur di passaggio verso l'Olimpiade, comunque è una rassegna da non sottovalutare, un'occasione da non sprecare per mettere un'altra medaglia in un palmarès incredibile, ricchissimo, raro. Federica Pellegrini in corsia numero 5, stacca 0.74, finale europea in corta dei 200, stile libero, primo lato di respirazione, dove può vedere la posizione e l'atteggiamento, la tattica di Femke Heemskerk, cuffia scura nell'altra corsia centrale, la numero 4. Ha provato il passaggio in mattinata Federica, come ci ha confessato rientrando a casa, perché si sente molto bene, voleva testare quello che sarebbe stato uno split intorno ai 55 secondi. Oggi il passaggio ai 50 è perfetto, 26.46, Masini Lucetti 27.18. Femke Heemskerk più aggressiva come sempre, passaggio ai 50 metri a 26.31. La progressione di Federica comincerà dalla prossima virata in poi. Pellegrini che già si riporta all'altezza delle spalle della Heemskerk, che si muove anche Veronica Popova, però attenzione, Heemskerk 54.61, 55.01 Federica, 55.07 la Popova. Sì, hanno circondato l'olandese le due atlete cercando di mettere pressione, non si può spostare da nessun lato per non dare un minimo di scia a Femke Heemskerk, che ancora continua ad avere un minimo di vantaggio, sta spremendo le gambe per continuare a fare gara di testa. Qua l'accelerazione della Pellegrini si fa sentire, lo stesso per la Popova, sono lì spalla a spalla, 50 metri all'arrivo. Aumenta la pressione e la progressione, Federica Pellegrini, Heemskerk è passata 1.23.45, Federica 1.23.74, 1.23.86 la Popova, c'è l'attacco di Federica, 25 metri dall'arrivo, tenta il sorpasso la Pellegrini, bisogna rintuzzare però anche l'attacco di Veronica Popova, sorpasso Federica, prima posizione per lei, verso la manita, verso la cinquina, verso la medaglia d'oro e verso il titolo europeo, conferma Erling, il tempo è 1.51.89, questo è un signor tempo, anzi signorissimo tempo, e la felicità di Federica lo conferma. Beh, una classe infinita, e questo si è visto da subito, una grande ferocia agonistica per lei, e questo ogni volta che si presenta viene immancabilmente dimostrato. Pensa e pensate, ha migliorato di un secondo la propria prestazione personale, il proprio miglior tempo in tessuto. A Istanbul 2009 in gomma fece 1.51.17, oggi 1.51.89, il personale di Federica in tessuto era 1.52.80 a Erling due anni fa. Che mostro, che grande Federica Pellegrini. Argento Popova, non l'avevamo ancora detto, e bronzo Femke Heemskerk. Beh, è tornata l'atleta micidiale della prima parte della sua carriera. Da un lato abbiamo una forza mentale incredibile, dall'altro abbiamo delle debolezze che improvvisamente diventano impossibili da affrontare, quelle di Femke Heemskerk, che appena si è vista affiancata ai 175 non ha più avuto la minima energia e, se vogliamo, neanche la dignità
di cercare di sprintare e rendere difficile quel successo che è diventato evidente e apparentemente così semplice negli ultimi 25 di Federica. Davvero un grande tempo, 10 anni dopo la prima vittoria, e questo è un altro aspetto da sottolineare. Non vinci per caso, ma soprattutto non diventi un atleta che continua a rimanere ai vertici se non curi la tua preparazione, se non sei estremamente attenta in ogni aspetto della tua preparazione. E lei anche in questo ha dimostrato di essere, nel corso della sua storia natatoria, un'enorme campionessa. Che sorriso Federica, ma sappiatelo, non è per la manita, non è per il quinto oro in questa gara di un campionato europeo, in parte anche per quello, ma soprattutto è per il tempo, e lei sa che questo tempo in corsa in questo momento della stagione vuole dire tanto, tantissimo in prospettiva.